è un disastro enorme, dove c'ho il motorino, cioè la moto, lo scooter, bici elettrica che è partita, che c'è. E poi guardi di qua. Lavatrice a terra. È morto, perché tanto ha preso l'acqua, il display, tutto quanto, quello che serve, l'elettronica, quindi è morta. Il frigorifero è morto, lavastoviglie è morta, forno elettrico è morto. Cioè, sono tutto da rifare. Quindi danni ingenti? Ingenti, ingentissimi. La moto, lo scooter, la bici elettrica, le bici. Ho visto che da stamattina qui hanno sempre monitorato, non hanno mai abbandonato, ecco, insomma. Benissimo. Adesso l'unica cosa che io spero che qualcuno faccia per noi, appena magari si calmi un pochino qui, perché è logico, l'acqua dal garage la prendono di lì, dove la buttano, vanno su e ritorna giù, perché visto c'è la discesa, che però magari in 2 o 3 giorni, ormai penso che lì non è che possiamo salvare più tanto, però... Non aspettiamo che ci sia le cose più, come si dice, il morto, no, non vogliamo questo. Poi uno dice, ah, ma lo sapevamo, bla bla bla, sempre le stesse cose, no? Cercare di fare qualcosa ancora, insomma, che sia... Il prima possibile. In tempo. Siamo ancora qua da signor Alessandro e mi raccontava che comunque lei continua a pagare l'IMU. Certo, noi paghiamo l'IMU come terra fabbricabile, capito? Quindi anche nelle parti qua dove si rovinano ogni qualvolta piove. Terra agricola, che poi qui non ci puoi fare niente, quasi niente, se poi ti danno il permesso. Comunque, diciamo ai signori del comune che il prossimo anno lo vengono a riscuotere personalmente se vogliono l'IMU. Glielo dico io, guarda, glielo garantisco. Siamo messi in un mare di guai, se non fanno i lavori, ma chi, se non prende qualcuno che non lo prende a petto, e tutti dicono, ma non fa niente nessuno, dico, se vado su io, se vado, vota per me, ma non si vede niente, non si vede. Questi mi ragionano quando c'era il sindaco in diretta, gli ho telefonato, mi ha detto probabilmente le fanno partire dal porto, le scogliere le fanno male su alla Sassonia, cioè ma chi è, noi siamo sotto l'acqua, ma lassù c'è gli ombrellon, ma chi c'è abit, se non sarà uguale, voglio dire, no? Come vivono mio zio che è disabile e non è autosufficiente, mia nonna di 85 anni che alcune cose bene o male riesce a farle, le cose essenziali insomma di tutti i giorni. Quindi sono in difficoltà? Sì, esattamente, sono qui, infatti vivo con loro ormai da 2 anni poco più per dargli dell'assistenza ovviamente. Ecco. E questa mattina, come ogni 2 venerdì, dovevano venire gli assistenti domiciliari a fare un prelievo per l'INR e viste le condizioni della strada che c'è qui in via degli Schiavoni non sono potuti passare. Sappiamo tutti quanto è importante insomma, certo, questo tipo di prelievo, e quindi adesso vogliamo sapere bene o male come, quando verranno.